Buongiorno Cicciuli motorizzati e bentornati dal vostro Dictator Lorenz su Legitalica Gaming. Oggi anticipiamo la sessione dedicata a Formula 1 2019 perché sono arrivato a casa prima del previsto. Come oggi pomeriggio probabilmente potrei avere degli impegni intorno alle 14:30-15, ho detto anticipiamo così non devo rimandarla a stasera o a dopo. Allora, rispetto al primo video che abbiamo fatto l'altro giorno, dove avevamo iniziato con la Ferrari, ho fatto comunque qualche gara. Mi sono dedicato un po' alla pratica, ecco, a conoscere un attimino meglio il gioco, e ho deciso di seguire il vostro consiglio, nel senso voi mi avevate detto non giocare con una scuderia, diciamo, al top, prendi un qualcosa di meno blasonato in modo da avere anche delle aspettative non troppo elevate nei tuoi confronti. Dunque, che cosa ho fatto? Ho rifatto il salvataggio, cancellato il salvataggio, ho intrapreso una nuova carriera, ho fatto la prima parte della Formula 2 e di conseguenza adesso andremo a firmare il nuovo contratto. Andremo a firmare il nuovo contratto e io pensavo di andare a selezionare per l'appunto l'Alfa Romeo. Volevo rimanere comunque in Italia, visto che la Ferrari è un po' troppo complicata per le nostre abilità, o meglio per le mie, perché voi sicuramente sarete più preparati del sottoscritto. Dobbiamo cercare di fare il possibile, ecco, magari l'Alfa Romeo tollererà di più il mio atteggiamento parecchio belligerante e non troppo competitivo, devo essere sincero. Mi sono anche scaricato un po' di assetti dal workshop, spero funzionino, nel senso. Allora, quindi qua adesso andiamo a firmare il nostro contrattino con la nostra, eccoti, mamma di Stifler. Vieni avanti, ciao, siediti pure. È arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro. I risultati nell'ultimo campionato cadetti sono stati notati da molte scuderie di Formula 1. Non hai convinto proprio tutti. Ma non mi preoccuperei di chi hai e chi non hai convinto. Hai ancora molto tempo per impressionarli. Ma concentriamoci sulle offerte sul piatto. Possono diminuire se non mostriamo interesse. Come tuo agente, ti consiglio di prendere una decisione ora. Più avanti ci occuperemo dei dettagli e tutto quanto. Vorrei dessi un'occhiata a queste. Ti sei meritato ogni singola offerta. Leggile con calma, quando puoi. Leggo su. Ma non soffermarti sui particolari. Vogliamo un posto in Formula 1. Allora, io, come ho detto prima, vado all'Alfa Romeo. Buona posizione a metà classifica. Ecco, direi che questo qui forse già può. Valore per la scuderia con l'Alfa Romeo ce l'abbiamo alta. Quindi dai, andiamo a pigliare l'Alfa. Allora, bonus contrattuali, bonus gara, tempo simultaneo, efficienza del top, valore contratto. Dai, accettiamo. Accettiamo l'Alfa Romeo. Ottima scelta. Dagli scambi che ho avuto con loro sembrerebbero ansiosi di averti in scuderia. Ora li informo della decisione. Dobbiamo ancora finalizzare alcuni aspetti legali, ma questo è il mio lavoro. A parte questo, congratulazioni, te lo meriti. Bravo. Già ho l'ansia, ragazzi, già ho l'ansia perché si parte subito con Australia e come avete ben capito dall'altra live che abbiamo fatto, Australia io la detesto proprio. Allora, adesso, visto che siamo ripartiti, cerchiamo di farci in maniera decente il discorso delle prove. Cosa che l'altra volta al primo io ho un po' snobbato, non ci capisco. Non che adesso sia ferratissimo, oh, però. Ehi, sei qui. Scusa, stavo per uscire. Laggiù c'è la tua postazione. Dovrebbe essere tutto pronto, ma se non lo è, chiedi una mano ai ragazzi. Da qui potrai accedere a tutti i dati che ti servono per aiutarci a sviluppare il veicolo. Sistema le tue cose, poi comincia con le sessioni di prova. Ci vediamo più tardi, ok? Ciao.
Benvenuto nella tua nuova scuderia. L'Alfa Romeo è la scuderia privata per eccellenza. Non importa quanto siano ardue le sfide che incontra, riesce sempre a farsi valere e uscirne vittoriosa. Ha bisogno di un pilota affidabile, serio e determinato. Volevo capire, sono certa che tu abbia tutte le carte in regola. Potevamo già fare dello sviluppo. Noi abbiamo 1200 punti. Allora, io direi... Mi hanno detto nella scorsa live... Guardare... E io comunque farei anche lui. Dobbiamo Pino, senza fabbrica, e andrei anche sul telaio. Ok. Credo di averli messi in ricerca, spero. Aerodinamica non è che sia al massimo. Ok, allora io direi andiamo a fare le prove libere. Schianto un benvenuti a Melbourne per l'evento inaugurale del campionato di Formula 1 2019. La sessione sta per iniziare e l'atmosfera in pista comincia a scaldarsi. Quest'anno si preannuncia ricco di sorprese e questo weekend ha tutte le carte in regola per dare inizio a una delle stagioni più emozionanti della storia della Formula 1. Yeah! Qui con me in cabina di commento c'è il grande Luca Filippi. Luca, è un piacere rivederti. Cosa puoi raccontarci dei piloti di quest'anno? Ci sono diverse facce nuove, giusto? Assolutamente, Carlo. Negli ultimi mesi le scuderie hanno chiuso trattative eccellenti. Da dove vogliamo iniziare? Parliamo un po' di Volpe. Sì, allora, è ragazzi, senza dubbio un pilota perché... da tenere d'occhio. Per la firma del nuovo contratto deve molto alla stagione in Formula 2. Ha sempre messo la scuderia davanti a tutto. In Catalogna, dopo un guasto tecnico, ha accettato di perdere punti e ha lasciato passare il suo compagno di squadra, Lucas Webber. Anche lui ha il debutto nella nuova categoria. Il suo spirito di squadra potrebbe fare la differenza anche quest'anno. Quei due non sono gli unici esordienti in arrivo dalla Formula 2, dico bene? No, esatto. Quest'anno segna il debutto di George Russell e Lando Norris, due promesse dell'automobilismo britannico. Poi abbiamo Alexander Albon, thailandese, e infine Devon Butler. Devon è stato una figura controversa nell'ultimo campionato di Formula 2. Ha accumulato diverse penalità durante la stagione, di cui una per contatto volontario. Sì, è stato un brutto episodio. Entrambi i piloti si sono comportati da professionisti e hanno abbassato i toni di fronte ai microfoni. Ma scommetto che a porte chiuse sono volate parole grosse. Per come la vedo io, questa rivalità potrebbe infiammare anche i prossimi Gran Premi e segnare le rispettive carriere nel mondo della Formula 1. Che bellina che è però l'Alfa Romeo. Allora. Datemi soltanto un secondo solo. Riguardo alla pista, la prima gara della stagione è sempre molto difficile per noi e anche per tutta la Factory. È la prima volta che la vettura corre dai test invernali. Adesso la vedo. Più ciao, è costante ragazzuoli. Il chilometraggio in queste sessioni, più siamo felici. Non hai un secondo account PS4 che non uso? No. Gioco da PC io, non gioco da console. Allora. Nel corso della tua carriera in F1 potrai utilizzare queste sessioni per completare i programmi delle prove. Queste ti aiuteranno a prendere dimestichezza con il tracciato e ottenere punti che... Infosessione. Ah, dobbiamo familiarizzare col tracciato. Andrei a provare subito. Anzi no, fammelo provare col bilanciato all'inizio, giusto perché voglio vedere la differenza. Quando ne avrai l'opportunità, assicurati di eseguire qualche programma di prova.
Non devi completarli tutti in una sola sessione, ma raccogliere dati migliora la strategia di gara e lo sviluppo della vettura. Curva sul circuito. Familiarizzazione con il tracciato. Facciamo questo. Perché con le dure dovrei provarlo? Proviamolo con le dure allora, dai. Ciao lumbago. Allora, aspetta un attimo. Era su preferenze. Funzioni telecamera. Tra l'offset. Perché non me lo fa vedere però? Questo per adesso. Il joypad che mi tende a sinistra e se lascio la macchina dritta va a sinistra. Il tuo obiettivo è attraversare il maggior numero di porte in curva il più rapidamente e precisamente possibile. Ricordati anche di attivare il DRS nella zona DRS. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione sul DMF. Scuderia completato. In realtà adesso potremmo anche tornare in box. Sì, mi tende a sinistra il pad. Se guarda, sto mollando, vira, va a sinistra. Perché sta? Ehi. Che ci avevo? Intanto andiamo in box. Intanto lo scuderia l'abbiamo completato. Mi spingono anche durante le prove libere. Cioè va, va Verstappen di merda. Allora devo fare tutte queste prove qua perché no, non è qua i box. Oh mio Dio, pensavo che era quello l'ingresso dei box. Vabbè, guarda Victor, non sono proprio la persona più adatta per dare dei consigli su queste cose, perché io ho iniziato a giocarci adesso. Sono sulla tua stessa barca. Sono sulla tua stessa barca. Questo l'abbiamo fatto, giusto? Adesso dobbiamo fare gestione gomme, giusto? Stato della pista. Andiamo a fare gestione gomme. Siamo quarti nel punto più veloce, 288,9 km orari. Madonna che fastidio che mi tende a sinistra.
Questo test è incentrato sulla gestione gomme. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. Capisco che cazzo è quel coso lì col colore sopra. Che cacchio sono quei tre colori lì sopra? È lunga, Madonna è lunga. E tende a sinistra veramente. Hai urtato l'ala anteriore. Il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Acceleriamo, i dati sulle gomme sono inutili se non abbiamo un buon ritmo. Se non riportiamo il tempo delta nel verde dovremo rieseguire il programma. Ma io non riesco mica a stare in quello verde, cioè. Sempre lungo. Questo è l'ultimo giro del programma. Che fastidio che gira a sinistra. Capisco sopra quei cacchio di tre cosi colorati. Posso non mettermi un ghost? Fidiosissima comunque sta cosa che c'ho lo sterzo che mi tengo. Oh, sempre. Raga, non posso leggere i messaggi, ve lo dico, mentre guido non guardo la chat. Mattia Swiss, vedi di non fomentarti perché ti vanno su. Va come punta a sinistra, se non correggo vado contro il muro. Il test è terminato, ma siamo spiacenti, non abbiamo ottenuto i dati necessari. Dovrai rieseguirlo. Allora, torna ai box.
Scusami, Le riparazioni alla vettura col tracciato non l'ho fatto. Ma scusami, ma l'ho fatto prima? Quante volte devo farlo quel tracciato? Allora, accelera il tempo. Tiro veloce. No, Matteo, va da poco in realtà. Facendo la familiarizzazione col tracciato. Ormai lo conosco, il problema è che non riesco a farlo. È troppo difficile per me questa. Poi c'ho sto cazzo di sterzo che continua ad andare a sinistra. Ma se non correggo vado a sbattere veramente. Aiuto! Dai, macchinina rossa! Va a sinistra sto cazzo di joypad però, A quanto pare fai un po' di fatica su queste curve. Curva 1, curva 8, curva 9, curva 13, curva 14, curva 15, curva 16. Tutte praticamente. Mio signore fa fatica ovunque. Senti, ma non posso togliere... Aspetta un attimo. Non posso levare il padino analogico e provare con l'altro pad, perché veramente, secondo me, quel pad qua analogico è difettoso. Perché continua a puntare a sinistra. Come faccio? Aspetta, Fammi cambiare qua. Impostazione, comandi. Allora, modifico. Ma vedi, io c'è allora. In teoria, allora, se è inserito, vedi, come faccio a attivare il pad quello normale? Perché l'analogico mi gira a sinistra. Non sto usando volante. Sto usando un joypad. Guarda, adesso ti faccio vedere. Io adesso vado, sto andando dritto senza toccare. Vedi che va tutto a sinistra? Come faccio io a levare sta cosa? Sì, ma no, ma seriamente ci vuole la convergenza, raga.
Non so se è un problema di set o... Cosa? Mettici anche che io sono Napo e vabbè, quindi sono perfettamente d'accordo, però pure questa sfiga. La curva qua non riesco a farla, è più forte di me. Vedi che non... mi tende sempre a sinistra, cioè devo correggere sempre più del solito. Veramente, ma quanto fa schifo il gioco dell'Xbox? Io perché ho cambiato visuale, merda. Schiaccio i tasti che non devo schiacciare. Aiuto. No, no, no. Porca troia. Vedi che mi porta fuori. Mi porta sempre fuori a sinistra. Sempre, sempre, sempre. Questa niente, non è nelle mie corde questa qui. Riesco a farla. Vieni qua. Vieni qua! Madonna. Ieri andava molto meglio. Leggi cosa ti... Oh, Mattia, allora te lo dico per l'ultima volta. Scrivi un'altra volta in maiuscolo e ti banno. Me ne frega niente se sei il moderatore. Cioè, è veramente fastidioso. Cosa mi ha scritto? Non... Allora... Matteo, devi settare linearità, saturazione e zone inerte dello sterzo. Sto utilizzando il settaggio, ma il mio problema è un altro, te l'ho detto. Allora, ti faccio vedere. Io sto utilizzando questa configurazione del Xbox One che ho trovato sul workshop, no? È fatta così. Mi hanno detto anche Prolox, ieri me l'ha detta, della zona inerte. Ma adesso io ho totalmente un altro. La mia macchina va a sinistra. E questo credo sia un problema di joypad. Credo sia un problema di joypad. Infatti io vorrei capire se è possibile provare... Forse così, aspetta. Andiamo così. Perché voglio provare una cosa. Vedi che è un problema di controller? Lo vedi che è un problema di... Aspetta che adesso qua col paddino quello normale. Vedi che adesso non mi tende più a sinistra? Adesso senza l'analogico, con i tastini così, non ci gioco da Gran Turismo 1.
Vedi, cazzo, è un problema di controller allora. No, adesso non tira più a sinistra. Ah, la benza. Torno al garage. No, ho capito, però sì, veramente. Tende sempre a sinistra. Ma secondo me è un problema di fabbricazione del gioco. Il problema è che tipo due giorni fa non mi dava, cioè due giorni fa quando abbiamo giocato l'altra volta non mi dava questo problema. Glielo rimando indietro ad Amazon. Allora, a sto punto, però così non posso giocare. Così non posso giocare. Cosa vuol dire Dick il miracolo? Allora, senti, io questi test qui non faccio più. Se ne facciamo. Ah, quindi devo fare per forza questi qua. Quelli che sono rossi, devo farli. So che può venire la tentazione di concentrarsi solo sulla gara, ma dovremmo trovare un po' di tempo per terminare il programma simulazione qualifiche. Prova a completarlo prima della fine del terzo turno delle prove libere, se ce la fai. E ci provo. Provo. Tempo insufficiente. Accelera il tempo. Niente. Cioè, è veramente. Le ho tutte io comunque. Le ho veramente. Rivediamo la classifica alla fine della sessione. Con i primi tre, Leclerc, Vettel e Carlos Sainz. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo grande weekend di corse. 1,29,6 comunque. 1,30 e 9, 1,30. Sì, guarda, se riuscissi a girare in 1,31 sarei veramente. Almeno come Raikkonen. Almeno come Raikkonen. Guarda, il mio obiettivo è quello di andare veloce tanto quanto il mio compagno di squadra. Almeno quello. Ottima giornata. E tu che ne dici? Cazzo vuoi? Avete lavorato tanto, ma eccoti qui, al debutto in Formula 1. Devi Vai, stasi. Allora, come ti trovi con la scuderia? Ti stai ambientando? Ne imbrocchiamo cosa una. Cosa ti aspetti da questa stagione? Vuoi solo ambientarti o punti più in alto in classifica? Noi abbiamo aumentato un po' la sport. Ti ringrazio. Porca loca. Ma sono le libere, cioè, hai capito? So quanto sia influente. Hanno parecchio, infatti mi non ce la faccio mica io a girare sotto il
Se nelle libere questo mi va 1,29. Ciao. Allora, proviamo le prove libere 2. Sì, Mattia. Fare ancora. Però così cercando di compensare. Qui stiamo testando la gestione del carburante, quindi prova ad eseguire il lift in costa entrando nelle curve. Non essere troppo aggressivo con la potenza, ma ricordati, devi comunque battere il tempo sul giro minimo. Sono sbandata. Come faccio io a fare se no? È sempre a sinistra. In carità, nelle curve a sinistra va bene. Tende a sinistra. Sta dritta, porca troia! Quel giro non era ben eseguito, devi migliorarlo. Mi sedo. Voglio che mi faccia. Ah, sta girando da sola praticamente. E buonanotte. Ogni volta che la tua ala anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Torna in box. Spagna con Gerusalemme non ha fatto nessuna fine, viene giocata come al solito. Sapete, le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Non ho appuntamenti fissi, gioco quando mi va agli orari in cui mi va di giocare. Solia. Pianificare. Se riesco a farlo sto giro veloce, ma fortemente. Più che altro ogni volta che perdo velocità la macchina va veramente proprio tutta a sinistra, quando tocco il freno è un problema grossissimo.
che è sbandata, sì. Bene, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Non ce la faccio. Hai una forte perdita di deportanza. L'auto ha subito un grosso danno all'ala anteriore. Buonanotte, cioè. No, gira, va proprio a sinistra. Va proprio a sinistra, cioè. Non posso. Ci sono dei momenti in cui devo proprio dare dei colpi per. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Non. È possibile giocare così? Io glielo rimando indietro subito. Collar. Doso, perché sennò non può. Può andare. Ah, devo sempre correggere. Sto continuando a dare colpetti a destra per tenerla dritta. Cioè, non si può giocare così. Da non sono una cima io. Tu mettici pure questa. Guarda, quello qui. No, è un problema di controller, Luca. È un problema di controller. Guarda, Adesso ti faccio vedere. Fammi andare qua. Aspetta. Guarda come. Mettimi. Che cazzo è successo qua? È finito il turno di prove. Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Queste le prime. No, Vettel, non è Gasly, l'Alfa Romeo. Kevin Magnussen. Le prove libere si chiudono non è, qui. Non è l'Alfa Romeo, è proprio un problema di controller qua, Proprio un problema di controller, il problema è che io non posso. A meno che non provi. Sì, l'ultima volta era Ferrari, ma ieri non avevo questi problemi di controller. Io oggi. La stessa cosa. Lo stesso pad, la stessa cosa, non cambia nulla. Guarda, adesso vi faccio vedere in rettilineo. Vabbè, qui adesso butta lui. Adesso non succede niente, adesso non tende a sinistra, Adesso tende a sinistra. Una cosa indecente. Sembra quasi che dopo una sterzata a sinistra il pad. Guarda quanto tende a sinistra. Se non tocco niente, va sempre a sinistra.
La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Non posso giocare così. Faccio. No, non che era troppo potente, che siccome io non sono capace a giocare a sto gioco, giocare con la Ferrari che mi chiedono sempre di arrivare sul podio. No, non, niente, ci rinuncio. Ci rinuncio, ragazzi. Allora, sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? E adesso vado a pranzo e dopo pranzo anticipo Mitridate e giochiamo con Mitridate. Perché così non posso giocare. Così non posso giocare. Glielo rispedisco immediatamente ad Amazon. Oxdi. Spoiler del cazzo. Ma cagare. È così. È da dire è caduto. No, niente di. L'ala anteriore è ridotta male, hai perso molta deportanza. Torna ai box per la sostituzione. Mouse e tastiera non credo proprio, cioè boh, non lo so, aspetta. Sì, ma come dosi tastiera predefinito. Allora fai una cosa, disattiva. Allora fammi provare. Dove ce li ha impostati? Aspetta che qua non è settato. Non è settato mouse e tastiera. Faccio io a settare. Accelera, scherzando. Faccio giù. Buono. Capito, e adesso come faccio a mettere il DRS, cioè? A riparare sta cazzo di paletta. Sì che si può fare, il problema è che cioè hai voglia con tutte queste cose qua. Vai. Non è umanamente possibile. Ok. F, aspetta, eh.
No, ma non è possibile. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Lo so Riccardo, ce l'ho, il problema è che non ho il supporto per appoggiare i pedali e per terra scivola. Infatti ho ordinato anche quello su Amazon, quando arriverà, però adesso non è possibile così. Ma il problema del pad è che non capisco perché oggi mi devi dare quel... Poi non hai neanche la sensibilità, non hai... Ecco, puoi guidare. Niente ragazzuoli, ci vediamo dopo pranzo con Mitridate. Qua finché non mi arriva a casa il supporto non credo di rigiocare a Formula 1, perché le attuali condizioni è veramente... più che altro per il discorso del pad, che di punto bianco prendere tanto a sicurezza. E boh, dai, vado a mangiare. A più tardi.